Allora, ragazzi, bentornati. È tornato anche il microfono. Chi ha il sia privilegio che dispiacere di seguire le live su YouTube e non su Twitch si è perso la serata nella quale non sono io, negligente, che ho perso di vista le live di Metal Gear. Semplicemente è successa una reazione a catena da Marfiniana che ha portato alla rottura del microfono e ad altre conseguenze fastidiosissime, le quali hanno condotto le live a essere rimandate. Almeno la seconda. La seconda è stata rimandata a causa di questo motivo abbastanza ridicolo. Però, ci sono due cose che vanno dette in questo inizio di serata. Tanto per cominciare, che si prosegue, finalmente. E che chiunque sia su YouTube e contemporaneamente chi è su Twitch adesso invece in diretta, voi dovete ringraziarli. Io vi ringrazio perché fanno parte, questi ragazzi, di un'esperienza molto difficile. Loro vivono in diretta qualcosa che è un vero e proprio progetto. E se in Peace Walker, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4, insomma, era tutto bene o male lineare e comprensibile, in The Phantom Pain, per poter creare un percorso dopo i primi episodi molto prolissi, molto logoranti a causa del gameplay da scoprire, da alcune meccaniche di cui discutere, e presentare The Phantom Pain nella sua mastodontica, a suo modo suo, magnificenza, mettiamola anche così perché è magnificente come videogioco in tante cose, adesso siamo al punto nel quale ci sono moltissimi tagli da fare, no? Bisogna mostrare la ciccia per evitare che diventi un playthrough infinito di un open world il quale ha poco da offrire narrativamente, per ragioni che discuteremo anche di più nel finale. Quindi vivono delle serate abbastanza lente nelle quali ogni tanto partono delle discussioni molto preziose e molto importanti, ma che la maggior parte delle volte sono gameplay che bene o male già conoscono in parte, eccetera eccetera eccetera. Quindi sono partecipi, sono parte, in qualche modo componente del progetto di questa Metal Gear Saga nel suo, diciamo, tramonto, nel suo ultimo respiro. Quindi, evviva loro! E preparatevi voi, perché continueremo a fare queste live a modo loro molto molto altalenanti, contemporaneamente al fatto che, avendo perso delle live nelle recenti settimane, quella di stanotte, vi prometto, che durerà molto di più. Si recupera il possibile, cerchiamo di non impantanare The Phantom Pain. E quindi si continua. E lo si fa. A new job's come in. It's a hit. I'm a human trafficker who sent Shivani and the others to Nzoya Badiabulu, where you ran into Skullface. The thing is, this guy might know something about the disease that's going around Mother Base. The symptoms are similar to the ones we saw at that factory. Start by checking the mission details on your iDroid. Vi ricordate bene come effettivamente abbiamo avuto a che fare con una brutta infezione nel finale della scorsa live? E approfondiamola un momento prima di scoprire molto presto quello che rappresenta essere davvero, che è la chiave, una delle chiavi di volta del dolore fantasma. Remember before, boss? Quiet attacked one of our guys on Mother Base, stuck a knife in his mouth. Vi ricordate? He's one of the very few soldiers who've had contact with her recently. Close contact. I don't think it's a coincidence that he was among those who became symptomatic pretty early on in this epidemic. Saliva and blood spatter, an open wound, mucosal infection. Whatever is causing this got inside him then. Miller, that is a baseless accusation. The source of the infection is quiet. Everyone suspects her. We don't know that. And we've come across these symptoms before. The bodies in the water at the oil-filled facility, those sick people in the beds at the Devil's House. They're identical to what we've seen while we've been after Cypher. The infection could have come from elsewhere. But at the very least, she does know something. It's not like she's gonna talk. No. Not through words, anyway. But what about her actions? Quiet held a knife to that soldier back then, before he became symptomatic. There must have been a reason for that. A reason for shoving a knife down the throat of one of our men. What if she's capable of identifying who's infected? What if she was trying to stop the infection but couldn't communicate that to us? The answer to that
The source of the infection might be in the mouths of the infected. You think there's some kind of clue in their mouths? I don't know. But maybe there's something about the mouths of those who become symptomatic, something in common. Something their mouths have in common. Forget it. We can't trust her. Even if she can spot the infected, I don't want her help. I understand how you feel. But this is something to go on. Can't you see it's just like I said? Bringing her here was a big mistake. Quiet is gonna be the end of us. Stand down. You've got zero proof. Try to keep an open mind on this, boss. There has to be a way to identify who's infected. Come fa Quiet a cercare di comunicare con noi senza poterlo fare? Come potrebbe mai darci l'indizio necessario per capire le sue vere intenzioni? Scrivendo una bella lettera, magari. Però no. Questa è una... è una falsa critica, perché viene discusso che lei si rifiuta. Per questo Miller è così arrabbiato. Lei, a quanto pare, non parla. È muta? Però si rifiuta di scrivere. Quindi fa incazzare ancora di più Miller, il che è perfettamente lecito. La rabbia di Miller è esagerata? Non lo so. Non lo so. Avete provato durante queste live a capire il suo percorso? Le audiocassette di Peace Walker sono importanti anche per questo. Allora, time to go. Non mi interessa niente. Basta, Konami, non ti darò i miei soldi. Non più di quanti già ne hai. Please select a mission. Caccia grossa. That's Gazeba camp. The target's headed there. Eliminating him will be much harder if he makes it to the Gazeba camp. Take him down on the savannah. Eh sì, ma io in sta savana. Bellissimo l'effetto di calore, ma non vedo sto grande approfondimento di percorso, eh. Certo, Dark Days, assolutamente. La scelta delle canzoni sono in parte buffe, in parte selezionate per gusto, ma sicuramente tutte contestualizzate, specialmente quelle che parlano del nucleare come Dancing with Fear in My Eyes. Però, io che queste missioni le ricordo relativamente poco. Vorrei tantissimo prenderlo nella savana e farmi vedere una parte di gameplay un pochino più tattica utilizzando qualche diversivo, granata speciale, eccetera. Però credo proprio... vedi, a proposito, quella è una bella claymore, eh? Che occhio! Quiet, non ti ho detto di sparare, sai? Tra perlustrare e sparare c'è una certa differenza, ma se vuoi proprio pulire l'ambientazione, fai, eh? Quiet, sei spietatina, eh? Quiet, ma... sai cos'è lo stealth, Quiet? Oh, li hai fatti arrabbiare tutti! Ok che ti ho detto di coprirmi, ma era prima, non adesso. Wow, Quiet, stai facendo pulizia da sola. Siamo sicuri che alla fine... oh! Questo big boss tanto utile non è, eh? Non fanno in tempo neanche a parlare. Mi dispiace, sta arrivando qualcosa di molto più potente di voi, a quanto ho capito. È un esercito! È un esercito! No, no, continua a coprirmi, è troppo divertente. Ormai qui si deve arrivare qualcuno. E là. Oh, mamma mia. Accidenti, vedi il Matrix. E aspetta. Oh, aspetta. Oh.
Dove stanno andando? Si è spostata perché l'hanno vista. Mi dispiace poi. Sì, ma questo trafficante, no? Adesso, dove... Vai, tutto tu, io non ho fatto niente. Spara, spara. 3, 2, 1. Ci ho preso. Molto bene. Quindi adesso la missione qual è? Forza. Non ho fatto partire The Phantom Pain per videogiocare. Devi fare tutto tu. Santo cielo. Enemy presence detected. The map has been... È tutto così divertente e ridicolo in questo caso, visto che stiamo giocando in maniera poco seria per ora, eh. Wow. Aspetta, fermo. Volete vedere un bel reflex? Anzi, no, aspetta. No, no, non sparare, non sparare. Quiet, quiet, non coprire in più. Quiet, quiet, no. Non, cosa cazzo urli? Non è vero. Ma che sta? Uno si è stordito quello. Preparatevi a ridere forte, forte, forte. Peccato che non c'è il tasto di fare i poc poc sulla spalla. Cazzo, è annegato questo. Era una vita che non facevo qualcosa di così divertente in The Phantom Pain. Che videogioco. Andiamo, Wyatt. About Eli. No matter how many times we talk to him, he just won't listen. He sees everything in terms of victory or defeat and still won't accept that you beat him. We're gonna have to put him in his place. Again. If you don't mind, come back to Mother Base and go another round with him. Boss, we finally heard from one of our missing intel team members. He says he has a solid lead on the epidemic at Mother Base. Take a look at the mission details ASAP. Esatto, finalmente abbiamo anche sbloccato questa roba raccapricciante.
stanno effettuando i test del DNA di Eli, nel mentre il ragazzo never be game over, it's not over yet, no? Non riesce a capire esattamente il suo posto nel mondo, al punto che in realtà sappiamo benissimo la realtà essere che se è veramente Liquid non ce l'ha, se non è Liquid non ce l'ha comunque, perché un bambino nel peggior momento della sua crescita, nel peggior posto, con le peggiori esperienze, è il peggior ego. Quindi vuole una rivincita capricciosa e a quanto pare Snake, John, che in realtà ormai è un po' che non si fa chiamare Snake, vuole dargliela, accetta la sfida. In qualche modo questo è un modo di interpretare il suo voler effettivamente trasformare il ragazzo in un asset, il bambino. E sì, quello che dice I am no hero 1313 sì, è uno spreco questa boss fight, perché in realtà è esattamente una copia della prima. Un gran peccato, un gran dispiacere. Che però non è casuale, ne riparleremo. Che stronzetto. Ovviamente non gli spareremo. Non voglio, cioè, poverino. Certo, lui ha un macete. Vuole ucciderci. Non è di legno. Questa è una cosa su cui vorrei riflettiate quanto più possibile, ragazzi. Vorrei che voi capiste una cosa molto importante. Non è un gioco. Non è per niente un gioco. Il rosicone. Has that brat finally accepted that he lost? Hopefully now he'll be a bit more obedient. Development project has been added. Non posso dirvi quanto manca alla fine di The Final Pain. Non voglio dirvelo. Lo capirete, va bene? Ve lo prometto. Causa principale. Cominciamo ad avvicinarci alla realtà dell'infezione. Fire!
Sì, i companion in The Phantom Pain sono molto 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 forti. Molto 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 forti. Finalmente una missione di vera trama, ragazzi. Era il momento. Era il momento. Episodio 28. Boss, make contact with the old man known as Code Talker. According to the intel team member you extracted, he knows what the epidemic is and how to treat it. You'll find him in a mansion deep in the valley beyond the forest. He's a high-value target who's probably involved with Cypher's research. This information came at a heavy price. And you can bet security on site is gonna be tight. Watch yourself out there, all right? Make contact with the target, Code Talker. And if the treatment requires it, extract him to Mother Base. Lo faremo. Per prima cosa... vediamo un po'. Chiameremo una tuta di infiltrazione. Ci servirà tecnologia avanzata qui. La porteremo all'incirca qui, nascosta. Scendiamo. Ed eccoci in una delle cose che The Phantom Pain riesce a fare meglio. Se volete un esempio lampante del vero potere di The Phantom Pain, questo è riuscire attraverso l'open map a creare davvero il top del top del top quando si parla di... trovare un livello in un mondo aperto. Il gameplay è estremamente variegato, ti permette di avere mille idee, specialmente... alle difficoltà più alte ti porta anche a comportarti in maniera precisa e realistica. Ciò non di meno, a differenza di molti altri che invece spinge più sull'arcade e la giocosità. Certo, se si intende per difficoltà alta il voler superare la missione con intelligenza di gameplay, se invece si vuole ottenere il massimo punteggio o finirla in speedrun, si torna a giocare a Metal Gear Solid classico. Tuttavia, avere un percorso mentre tramonta il sole, perché abbiamo scelto di far tramontare il sole, altrimenti avremmo potuto decidere di muoverci sotto la luce o all'alba, no? Ecco, è tutto molto molto speciale. Sappiate che queste sono quelle missioni che fanno parte del vero The Phantom Pain. Però... dobbiamo recuperare un personaggio di nome Code Talker, un anziano, il quale non abbiamo mai sentito nominare. È probabilmente effettivamente invischiato fino alla testa in questa storia, ma una cosa affascinante di The Phantom Pain, che però poi ovviamente è una di quelle cose che lasciano un amaro in bocca, è che non si ha praticamente mai a che fare con personaggi conosciuti, nonostante era l'occasione migliore per permetterti di farlo, e probabilmente sarebbe successo all'interno del progetto completo. Tra l'altro... l'unità Xoth doveva esistere. Esattamente come... sapete benissimo come Kojima è una persona che nella Metal Gear Saga ha voluto ripetere alcuni, diciamo, ritmi creativi.
e probabilmente accadrà anche in Death Stranding. C'è sempre un gruppo di avversari, i quali diventano tremendamente iconici all'interno della narrativa, ma a cui lui piace dare quel tipo di importanza. Foxhound, Snakehound, B&B, Dead Cell, l'unità Cobra, non è mai mancata. In The Phantom Pain manca, ma non perché ha voluto cambiare idea. Semplicemente l'unità Xof è cut content. Andiamo avanti. Mist. Have a bad feeling about this. Linguaggio non verbale, ragazzi. Linguaggio non verbale. Narrativa. Is that? Boss, it's the skulls. Damn it. So Cypher is behind this. Che stile, però. Cioè, in realtà, qui io ci scherzo perché The Phantom Pain esagera come ha fatto Guns of the Patriots, ma a me qua il gioco S-shot e boob-shot funziona. È uno scontro interessante con ciò che vuole dare invece la totale ansioginità dell'ambiente. Quello che mi avete visto fare come espressione disgustata era per il fucile, che è una cosa un pochino troppo. Si muovono come Quiet, scompaiono come Quiet. Questa cosa non lascia un buon odore, vero ragazzi? E questi Skull sono molto più fragili delle loro controparti maschili, sì. L'atmosfera è magnifica. Amo particolarmente questo scontro. Ha più variabili di quello che sembra. Non quante magari vorremmo, ma ne ha. Ovviamente questo scontro non arriva neanche alla metà, o al... non arriva a un terzo del valore di The End, chiaramente.
guardate. Che meraviglia il riflesso del del laser, eh. Vedete? Per la scienza, ragazzi. Avete visto che hanno la pelle grigia, sono molto pallide, ma in realtà sono seminude come Quiet. Quiet è stata ferita. È la prima volta da quando abbiamo iniziato le Phantom Pain che qualcuno ferisce Quiet, compresi noi. Certo, mette ovviamente subito in discussione il fatto che queste Skull femmina, che hanno questa strana respirazione, che si muovono in questo modo, sono di design molto più eleganti di Quiet. Ma, strano. Forse perché si poteva fare qualcosa di più elegante. Vedete? Hanno quanta più pelle scoperta possibile, nonostante possano permettersi di non risultare delle... Perdonatemi. Però penso che ci sia una morale in tutto questo, non trovate? A quanto pare ne manca una. E sono fredde, esatto. Possiamo assolutamente recuperarle. Notate? Sono fredde. Non emanano calore. Oh beh. Possiamo andare. The target is an old man known as Code Talker. He's the one who knows how to treat the infection that struck Mother Base. Detected. The map has been updated. Sì, potremmo ucciderle o stordirle, sì. In questo caso le abbiamo stordite. E dinanzi a questa cascata zen, come stavate dicendo, abbiamo chiamato The Dog con il, tra l'altro, coltello stordente. Dinanzi a questo edificio, protetto dalla Zero Risk Security, ragazzi, abbasseremo il volume di gioco. Ora abbiamo superato quella che si poteva considerare una boss fight, per quanto semplice e in qualche modo non esattamente scenica, però poco narrativa che fosse, era una boss fight, una mid boss fight, la quale poteva essere superata anche senza combattere. Ciò nonostante, il contrario si può dire di questa casa. Istintivamente il nostro obiettivo, il nostro modo di affrontarla sarà non farsi vedere. Nulla ci vieta di prendere un lanciamissili e radere tutto il suolo. Certo, manca interazione con gli edifici, però... Questa è una delle arene più divertenti, complesse, stratificate dell'intero gioco, perché contiene anche degli interni. È meravigliosa, ragazzi, è molto speciale. A volte, questo lo dico con tremenda serietà, cito anche Super Bunny Hop, puoi stare 3 ore e mezza qui e non trovare mai nulla che possa stuccarti.
avendo sempre risultati diversi dalla scorsa volta. Sono inoltre strategicamente molto più intelligenti di ciò che abbiamo incontrato finora. Si muovono in coppie. Non lasciano troppo al caso. Credetemi. Sentite quanto realistico sia tutto questo. Io lo adoro. È un vero edificio, contemporaneamente accessibile da qualunque direzione e totalmente reale. È veramente fantastico. È o non è una cosa figa questa? È o non è una cosa figa? Dai! E pensate a quante altre cose avremmo potuto fare. Quello annegherà tra un secondo. Via! Questo mi serviva, cucciolo. Vatti a fare interrogare da Ocelot. Enjoy yourself. Era una gag. Non puoi rovinarmi tutto per una gag. Stai fermo, stai. E voi? Oh, state calmini. Era una gag. Mi lasciate fare la gag? No, ma che allerta? Oh, Cicci, stavo giocando. It was a prank, bro. Poche parole incomprensibili. Poche urla arrabbiate, forza. Non c'è nessuno. Non è svenuto nessuno, guardate. Sono tutti in pausa. Oh, sono tutti molto arrabbiati, guardate. No, rischi di vedere qualcosa che non devi vedere qua. Esatto. No, fermi! Lasciate stare il mio amico. Oh, avete le maschere. Che state facendo?
Oh, ragazzi, cazzi vostri. Non c'è nessun contatto, ragazzo. Ragazzo. Allora, che facciamo? Andiamo a Ninna? Forza. Io qui volevo solo far vedere ai ragazzi un po' di sano stealth. Ecco qua. Ok, così si fa. Tutti a casa a farsi infettare. Ma certo che non avete trovato nessuno. Non c'è più nessuno. Ecco qua. E poi era ovvio. Cosa fa Big Boss? Passa dalla porta di servizio? Ma che è? Quella principale, mi sembra giusto. Bersaglio, ragazzi. Pronti? Been waiting, Tilly. Or should I say, Bedahokale? That's him. That's Code Talker. Look familiar? It's infecting my men. How do we... Silence. Or death. What do you... It could be in here. Stay quiet. Your life depends on it. Sit. The parasite has infected your band. Those are its larvae. They enter the throat and attach themselves to the vocal cords. They mimic the host's membranes flawlessly. No one can tell the difference. Upon reaching maturity, they mate. Sustained exposure to a particular sound triggers copulation. The resulting larva then feast on the host's lungs, killing it. Particular sound. His words. They attack only those who speak a certain language. Not just one. I cannot say which language your parasites are attuned to. But silence is the best way to keep them from laying their children. Non hanno tradotto gli orsi, però vabbè, avete capito. Ci sono diversi rami di intenzione. Good. That should deafen them for a while.
while. You have bought yourself some time. Speak. Is there a cure? Once symptoms manifest, lava have already infested the alveoli. At which point, nothing can be done. There is a way to halt the onset, which would prevent infection. I need your help. He stole the ones I sealed away, forced me to do his terrible work. Skullface. Even a country like America sways in his wake. I could not defy him. The fate of Dene lies in his hands. However, perhaps the Nishia led you here. If my children have upset the Hojun of the world, it falls to me to set it right. Lo stesso potere di Quiet. E lo stesso potere di The End. Che però faceva fotosintesi anche da vestito, perché era vecchio e brutto. Vero Kojima? You secured the target, but he's too old to risk a full extraction. Put Code Talker in the chopper and return to base. Questa era un'iperbole, eh? He claims they are the dream of every ruler since the dawn of time. Teach them your enemy's words. Then unleash them on his land, destroying only those who speak his tongue. He calls them his ethnic cleansers. Ethnic cleansers? That's what Skullface is after. Then, Inzuya Badiabulo was... Boss, he's gonna wipe every language besides English off the face of the Earth. Ironic, isn't it? They gave us language, and now they take it away. It is thanks to them that man first learned to speak. But now, the hands of their clock turn back. They've been warped by the hands of man. Extraction arrived at Mother Base. Mission info has been updated. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. They know you took out the skulls. No sense rushing things now. Wait and see what their next move is. Support helicopter. Roger. Will clear shortly.
Get him! Answer in a microbe this one carries. It turns the male parasites into females, preventing reproduction. One parasite infecting another. However, it doesn't affect only the parasite. It alters the host as well. Your infection will be contained. You and your men will also be rendered infertile. That is the price you must pay to regain your speech. That freak show back there. May the work of your children too? A different strain from the vocal cord parasite. Known as the one that covers. It acts as the host's skin, providing strength in exchange for nourishment. But I did not know those men were infected. They were forced to serve him, then steal my research. Have you seen one of their vehicles? Big yellow cake. Captured a convoy they were escorting. Cargo, some kind of mineral. What became of it? The metallic archaea. Clouds ahead! It's them. Pequot. Do you hear me? Pequot. Are you okay? Like you're surrounded by mist. The support chopper can't get close to your position right now. Hurry!
They are coming! Qui abbiamo capito che Kojima non c'ha più voglia di fare Metal Gear. Tra Silent Hills e Death Stranding, qui chi più ne ha più ne metta. Ancora non avete visto quanto. Quindi, Kojima voleva creare cose nuove decisamente. Tuttavia, finalmente, penso che potremo mettere un bel punto al discorso Quiet. Perché avete notato una cosa? Adesso che finalmente quasi tutto è alla luce del sole. Ma quindi l'armatura degli Skull ha dei trafori per farli respirare tramite la pelle. Sono coperti ma con delle traspirazioni per la pelle. Come abbiamo fatto a non pensarci prima? Oh, ma non per le femmine, no? Le femmine no. Le femmine no, perché sono fregne. Che fai, le copri? I maschi forzuti gli metti il buchino sulle cosce e sulle braccia, perché devono respirare anche loro. Però sono maschi. Le femmine, vabbè, sono strane. Così non si vede troppo. Ma Quiet, l'attrice fica che hai assunto sicuramente per le sue doti attoriali, se certamente l'hai voluta fare così per narrativa, vero? Vero, vero, ragazzi? Vero? Vero? Volete dirmi che loro sono Skull diversi e Quiet è fuggitiva, quindi è solo parziale, quindi funziona meno bene? Sì, sì, quello che volete. Quello che volete. Non ci vuole molto a trovare la scappatoia per avere ciò che si vuole, vero? Ragazzi. Ora capite qual è la differenza tra... Spero. Riuscite a capire qual è la differenza tra Eva e Quiet, vero? È lampante, vero? Non fatemi far fare un video WESA, eh? Non fatemi far fare un video WESA. Io lo faccio fare, eh? Glielo chiedo, eh? Lui si innesca sicuro in un discorso così importante. Eh? Eh? Glielo faccio fare, eh? O meglio, gli chiedo disperatamente con estrema gentilezza i lacrimoni da fan. Mandategli la clip. No, che poi spoiler. Comunque. Ora che abbiamo avuto il nostro Metal Gear Zombies, ripuliamo la situazione. Con i fucili. Skulls.
Avete visto il cranio perforato che si sta rigenerando? Che dettagli spaventosi. In tutti i sensi. No, non salgono sul tetto, li abbiamo rotti. Prendiamo qualche zombie? He's coming too. Roger that. Sì, ma non mettetela con gli altri, eh. Pequod è andato, ragazzi. Forse non era Pequod. Pequod è un'idea. Come vi. Arrived at Mother Base. Development project has been added. All right, mission complete, boss. Maybe you'll actually break a sweat next time, huh? Skullface is no longer in Africa. The nuclear test was a success. Now they turn the knives on me. Satellites didn't read any test. Neither did seismometers. The detonation test took place 5 years ago in the southern Indian Ocean. The final test was the opposite. To prevent detonation. You mean... Skullface plans to sell nuclear weapons that he retains control of. It's not like hawking small arms to militias. Indeed. He plans to avoid detection by exporting minerals containing tiny amounts of uranium in the form of metallic archaea. Once on site, the metallic archaea enrich the uranium. It. Loaded onto all-terrain bipedal machines. They ensure any country, armed group, even the smallest terrorist cell, can become a nuclear power. Bipedal. So that's why they needed Huey. A nuke business to replace the arms business. And Skullface owns the market. The very atmosphere of nukes, anywhere and everywhere. Deterrence on all sides. So that's why he ran a non-detonation test. Yes. Another metallic archaea instantly overrides the criticality generator. It fails safe only he controls. Any such weapon can be deactivated whenever he chooses, regardless of who owns it or their intent to use it. Nukes. Controlled by a man, not a country. If they proliferate, conventional nukes lose all value. Political, military, and economic. The two superpowers become powerless. Insomma, parassiti magici che però permettono di controllare.
il mondo nucleare. The R&D and medical teams have come up with a proposal for a new suit that applies Code Talker's research, the Parasite suit. Apparently, it can recreate some of the skull's unusual abilities. But in order to use those abilities, it needs parasites. If you want to wear this suit, you're gonna need to get a hold of parasites by extracting skulls. Ecco perché non si potevano raccogliere gli Skull ed ecco perché gli appaiono i fucili in mano. We need to stop the epidemic at Mother Base. About the pathogen spreading through Mother Base, what's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikongo strain. Meaning, a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo. So how do we keep them from becoming symptomatic? Use this. A type of Wolbachia. Introduced to a sample of the parasite. The parasitic bacteria that colonizes the parasites. Turning male to female. And preventing copulation. We must cultivate more. Thanks to Code Talker, we've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections. We couldn't save those already symptomatic, but everyone who survived has been released from the quarantine platform. Skullface will pay for this. Grazie, Jerry. Queste donazioni non sono mai gesti simbolici. Sono concreti. E non è poco. Non importa. Tanto la live sta andando, no? Sei tu Konami come al solito. Nessun problema. Tutto ok, no? Tutto ok. Ah! Ci siete, vero? Ok, ci siete. Again with a truth serum? What are those legs made of? Titanium? All the way to the femur. Oh, metallic archaea. Sahelanthropus, where is it? What? We have to know before his plan is complete.
Sahelanthropus is the final piece. What are you talking about? If the Soviets break out a mobile, controllable nuclear weapon, East-West relations will be right back at the Cuban Missile Crisis. The Cold War returns to life as countries without nuclear arsenals line up for what Skullface is selling. Nuclear weapons proliferate overnight, and on the brink of annihilation, the world maintains its balance. But we know this is all just a shield, a ruse. The cleansing parasites are what matter most. A WMD to eclipse even nukes, and the only one that can still be used. Skullface is the world's greatest threat, and Zero's. The pieces are in place. All that remains is to unveil Sahelanthropus in Afghanistan. They can't activate it without me. Quel sorrisino. Ah, Ocelot. Ai ai ai. Okay, B-Zero. Sahelanthropus is beyond the Soviet base camp, in a lab built by the Soviet philosophers. That's what you're looking for. But I have no idea how he's controlling it. It wasn't designed to accommodate a human pilot. From Afghanistan. Everyone at the Soviet base camp's dead. No sign of fighting. Parasites. Skullface's men then headed north. The target is OKB-0. That's where he'll activate Sahelanthropus. Unless we stop him, he'll go down in history a conquering victor. We can't let that happen. Wipe him out. Don't leave any trace of his existence. I'm gonna need backup on this one. You'll rendezvous on site. Cioè, fatemi capire un momento. Intanto sta nascendo il nostro caro sadico Adamska. Contemporaneamente, però, scusi un secondo, signor Huey Hemerich. Tu fai tanto la vittima torturata? Però stavi davvero nascondendo il Sahelanthropus? Cioè, Miller, che non lo ha preso a bastonate... effettivamente è stato un signore. Insomma, Huey
È un personaggio che continua a stupire, non sempre in bene. Forse mai. Forse mai. Non trovate? Già. Tuttavia, la base di cui parla la conosciamo. Quindi questo Big Boss è un po' particolare in questo periodo, no? Questo nostro caro soldato, resuscitato dai morti, sapeva quale fosse la base. Ha visto il Sahelanthropus. Lo ha visto con i suoi occhi. Però ha aspettato questa rivelazione per decidere l'attacco. Ci sono parecchi dati strani, vero? Ci sono parecchie informazioni confusionarie, confondenti. Molto bello però il fatto che a questo punto The Weapon to Surpass Metal Gear non è nucleare. È qualcosa di molto più subdolo. Certo, in qualche modo trattandosi di un prequel abbiamo a che fare con una realtà preoccupante. Un anti-climax, un anti-spoil, un anti-pathos, perché effettivamente, a differenza degli altri casi in cui tutto poteva succedere, se una cosa in grado di cancellare un'etnia, un'intera etnia, non è ricordata nei capitoli successivi, vorrà dire che sarà probabilmente debellata senza alcun tipo di reale incidente. Ma questa è un'altra storia. Ora. Sì. Sarà opportuno fermarsi qui. Nonostante tutto. È importante dare il ritmo giusto. Dare il ritmo giusto alla missione. Abbiamo fatto abbastanza. Mission list updated. Quello che faremo però sarà ascoltare qualche audiocassetta. Metallic archaea. Volcanic craters spewing sulfur. Water hot enough to boil your skin off. Ocean depths of 800 plus atmospheres. Wastelands radioactive enough to kill you where you stand. There are groups of organisms that survive despite. No. Because of living in such environments. Si parla di cose interessanti. È molto, molto importante toglierci qualche audiocassetta stasera qui. Per il resto, ragazzi, alla prossima. Toglierò la facecam, ma sono in diretta con voi. Ascoltate quello che ho da farvi ascoltare, se volete. Vi leggerò, ma non voglio che vi distraiate. Quindi, attualmente, la prossima volta avremo missioni importanti. Finalmente potrete avere reale aspettativa per The Phantom Pain. Hype. I've heard about them. Extremo something. Extremophiles. By selecting certain species, then subculturing and repeatedly modifying them, I created a metallic offspring of pure archaea. They subsist on metals rather than organic matter. And some of them even consume uranium? Yes. Uranium enrichment archaea metabolize only uranium-235. As a result, they produce weapons-grade enriched uranium. How is that possible? Consider how plants fractionate carbon isotopes when they conduct photosynthesis.
nature possesses abilities beyond our imagination. So it was Archaea that brought down your chopper? Corrosive Archaea, yes. They oxidize metals, feeding off the energy in the electrons they receive. What became of the wreckage? We had the R&D team retrieve samples for study in airtight plastic containers, of course. Prudent. We shall extract Archaea from it in good time. They should help you fight back against Blagaana. Any chance we could start now? It doesn't have to be a lot. I might just have another use for them. If it's only a small amount you need. That's fine. I'll get the R&D team to assist. Let's go. South Africa was previously suspected of developing nuclear weapons. We've inoculated the staff with Wolbachia to keep them from becoming symptomatic. That should also contain the infection. How did this happen in the first place? It has to have been a Cypher spy within our ranks. If this is so, then why the Kikongo strain? If their intent was to wipe you out. Skullface said the remaining English parasite was close to the boss. If this latest strain was his doing, he wouldn't have tipped his hand. It is possible someone brought eggs onto the base without knowing. Stuck to their shoes, clothing. Well, that makes the most sense to me. And where did the eggs come from? You mentioned that your boss visited Nzoya Badiopulu. Sure, but his gear's disinfected immediately upon return. Then he was not the carrier. And not just the boss. All staff dispatched to high-risk regions were quarantined on the flight back. When the symptoms first appeared, we checked and disinfected all equipment used up to that point. Any and all prisoners, soldiers, materials, and animals extracted during missions were also quarantined. So, that just leaves. I have seen children around here. Where are they from? All over. Some were being held hostage at a mine. Then there were the troublemakers at Bwala Yamasa. Bwala Yamasa? Yeah. Their clothes, their things. Did you burn them? They're just kids. We couldn't. And besides, not one of them's shown symptoms. The parasites don't infect prepubescent hosts. Their vocal cords are not fully developed. Well, if infection doesn't occur in children, it is possible they carried eggs on their clothes, and the infection spread from them. Check the kid's stuff. I doubt there is any trace left by now. But if there is, some of those kids must be close to hitting puberty. How could we have missed this? The name Bwala Yamasa got quite a reaction from you. I'm guessing the Kikongo strain was released in that village. Cypher used that region to experiment with vocal cord parasite transmission. The Kikongo strain. The settlements around the refinery upstream of Bwala Yamasa were the proving grounds. They would infect one villager, then record transmission speed. Dangerous work. If they failed to contain the infection, it would slip into the surrounding regions. At which point the world found out about the parasites, making them useless as a weapon. Incredible they'd risk such a thing. The test site was densely populated too. A terrible place for such experiments. No doubt, they thought burning everything would wipe away all traces. The settlements were covered in oil anyway. Who would wonder if one day they caught fire? And so it did. They burned it all, living and dead. Those remains. But they miscalculated. Transmission speed was far faster than anticipated. It may have been the temperature or hygiene standards.
Or perhaps the parasites reacted quickly to Kikongo. Whatever the reason, nearly all villages were swiftly infected, and the settlements reduced to mounds of corpses. Making matters worse, the dry season was ending. When it came time to burn the village, the Munene River had swelled. Many of the bodies were waterlogged. Meaning they didn't burn completely. The corpses still contained viable eggs, and the larvae washed downstream. And when the people downstream drank that water... That marked the end for Bwala Yamasa. I learned all of this at the mansion. I warned him of the risk of eggs getting out. And? We are prepared for any eventuality. I get it. Putting the oil field back online. The oil leaks, Saner. They planned to pollute the river, prevent the spread of infection. But the oil flow was stopped, and downstream the people of Masa Village started using the water again. The PF soldiers deployed at the village were locals, spoke Kikongo. They were infected, and the kids survived. I've heard enough. And who stopped the flow of oil? Don't! We did. That confirms it. The source of the Kikongo strain infection was Masa Village. And the children brought it here. It is no one's fault. There is no blame to be cast. The parasites, they were tested in other regions? Their physiology requires that they be tested under varied conditions. Another test site was in Afghanistan. So it was the parasites there? Both the Pashto and Tajik languages are spoken in the mountains of Afghanistan, and population density is low. Ideal testing grounds for how accurately the parasites target only the specified language. It is also relatively easy to prevent the spread of infection. And the results? The first test, I am told, was a success. Once the Pashtun Mujahideen were infected with the Pashto strain, they were all but wiped out. The Hamid fighters at Smasay Fort. It was doubly successful. No Tajik Mujahideen or Soviet soldiers became symptomatic. So the parasites proved to be effective. What about the second test? Also supposedly a success. A Pashtun village was the target. However, the original aim was to obtain samples of the infected. In this, they failed. And the village? The Soviets enacted a standard scorched earth operation. That must have been the village where Malak lived, before being held captive at Lamarkhate Palace. Having had more time to think on it, the details shared with me may have been false. They are madmen who would do anything to cover up the truth. They certainly seem to like tossing their problems in the fire. As a boy, Skullface's life went up in flames. Perhaps that is what fuels his fixation with fire. Your Wolbachia stopped the infection all right, but I still don't get it. How can a few bacteria change males to females? I know they're only bugs, but... It is not such a rare thing in the natural world. Many insects and nematodes are infected with Wolbachia. But why? They nest in the cell cytoplasm of the host, even in the egg cells, with the result that the offspring are born infected. Mother-to-child transmission. However, Wolbachia cannot nest in sperm because they do not have cytoplasm. So even a successful infection of a male ends after a single generation. This means the Wolbachia must resort to maximizing the population of infected females. Sounds like an ethnic cleansing campaign on a tiny scale. Gender change from male to female is their survival tactic. So more females means more Wolbachia carriers so it can keep thriving in the following generations.
But the parasites in a human host are supposed to be a mating pair. If there's no male, there'll be no offspring at all. It's killing itself. Slow down. This tactic is intended for environments where a single male can copulate with multiple females. Originally, the Wolbachia did not infect the vocal cord parasites. I created a mutated strain, modifying the Wolbachia so that it could infect monogamous pairs. The Wolbachia's greatest multiplying tactic, the male-to-female change, worked against itself in the monogamous parasites. Just as you said, then I performed repeated selection of Wolbachia strains until I achieved 100% certainty of male-to-female conversion. Creating female-female pairs, unable to reproduce. And you say the Wolbachia affects the host of the host, that is, us, cutting off our means to reproduce? It is almost certain. Of course, we will not turn female. After all, mammals possess no natural gender-changing function. But some Wolbachia strains can cause cytoplasmic incompatibility in the host. Is that some cell deformity? Put simply, it means the altered sperm of infected males kill the female's egg on contact. And that's happened to us? Yes. And yet, what occurs in humans is not just simple CI. To date, there are no cases of Wolbachia affecting humans. The fact that this strain causes this effect, is it the vocal cord parasite's affinity with humans? I do not know enough to say for sure. So the parasite warps the host. Reminds me of what Skullface said. It is the way of all organisms to create their own optimal environment. Just look at you and this base. Organisms that cannot do this are doomed to extinction. The difference with parasites is that their environment is another organism that creates a connection between life and life. Parasitism, symbiosis, or death. In this way, the host too is challenged to adapt. Ragazzi, alla prossima. Grazie a tutti.